Salve e benvenuto a questo appuntamento con Scordia.info. Si svolgerà a Scordia martedì 21 marzo la 28ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Una giornata che è riconosciuta anche ufficialmente dallo Stato con una legge del 2017 grazie all'impegno dell'associazione Libera contro le mafie, un'associazione che ricordiamo è nata su un'idea e su un'iniziativa di Don Luigi Ciotti. E ricordiamo anche che il 28 di ottobre è nato ufficialmente a Scordia il Presidio Libera dopo 3 anni di impegno, e un presidio intitolato a Carmelo Agnone. Oggi parleremo di questa giornata e delle iniziative tante che Libera Scordia ha programmato e ha messo in campo in vista appunto del 21 marzo, e ne parliamo con uno dei soci fondatori che in questi 3 anni ha traghettato Libera verso appunto il 28 di ottobre, data di fondazione ufficiale dell'associazione. Ne parliamo con Rocco Privitera. Buonasera Rocco. Buonasera a voi, grazie per averci invitato e per darci la possibilità di parlare di Libera. Grazie a voi per quello che soprattutto fate e continuate a fare in questi anni, ogni giorno. Ecco, intanto partiamo da questa iniziativa del 21. Lo slogan di questa giornata a livello nazionale è possibile. Ecco, cosa vuol dire? Cosa è possibile e su che cosa ci si vuole far riflettere in qualche modo con questo slogan? Ma il tema è stato dato da Libera Nazionale. La parola possibile deriva in qualche modo dalla parola potere, cioè di poter fare qualcosa. Indica quindi la possibilità di realizzare delle cose. Noi ci troviamo in un momento di profonda crisi, crisi ambientale, crisi economica, dovuta alla guerra, dovuta alla pandemia. E allora in qualche modo si è cercato di immaginare come se stessimo attraversando un sentiero che è oscuro, che non è facile da attraversare sicuramente, ma che possiamo attraversare solamente se ci mettiamo assieme. E quindi, com'è che è possibile farlo? Appunto, è possibile attraversare questo sentiero, è possibile superare questa crisi se assieme ci mettiamo e cominciamo a lavorare per la verità, per la giustizia, per l'accoglienza, per tutti i valori che in qualche modo nella Costituzione italiana sono prescritti. E questa iniziativa, questo appuntamento, oltre ad avere questo titolo, è possibile, ha un sottotitolo che voi avete indicato e che si chiama, con il Cultura e sottotitolo, memoria. Cultura. Ecco, perché è importante tenere insieme questi due elementi, questi due aspetti, e quindi perché avete fatto questa scelta? Allora, la scelta della cultura è, come dire, una cosa importantissima, perché la mafia ha paura della cultura, ha paura della scuola, ha paura che la gente sappia, conosca, ragioni con la propria testa. Tra l'altro non è neanche la prima iniziativa culturale che il Presidio di Libera Scordia fa. Io ricordo che quest'estate, per esempio, abbiamo in collaborazione con un'associazione, come dire, gemella di Libera, abbiamo proiettato un film che si chiama Nulla di sbagliato ed era appunto realizzato da ragazzini a cui era stato dato questo strumento e documentavano la vita di queste ragazzine durante il Covid. Quindi non è la prima attività, non è la L'iniziativa della prima attività di. presentazione del libro di Nello Scavo. Inoltre c'è stata la presentazione del libro di Nello e penso che continueremo. Quindi cultura, ripeto, come strumento per lottare la mafia. Memoria perché la giornata del 21 nasce appunto per fare memoria, per ricordare. Come nasce? Ecco, forse è il caso di raccontarlo. Nasce, come dire, dal fatto che Don Luigi Ciotti si sente in qualche modo tirare la giacchetta dalla mamma di uno dei poliziotti della scorta e dice durante una giornata in cui si ricordava una delle tante stragi, gli viene detto, dico, ma come mai si parla di Falcone e la scorta, Borsellino e la scorta? Mio figlio ha un nome, è una persona, quindi ha diritto di essere nominato. Infatti una delle cose che noi facciamo il 21 è di nominarli tutti, senza fare sconti.
Purtroppo è un elenco di nomi che è in itinere, che purtroppo ogni anno in qualche modo cresce, ma cresce anche perché c'è qualcuno che si impegna a ricordare questi nomi. Per esempio, quest'anno, grazie al contributo del Sindacato Pensionati Italiani, sono stati inseriti tre nomi, di cui uno, per esempio, della fine dell'Ottocento. E sono nomi che meritano di essere ricordati e che andranno ricordati tutti giorno 21. Il 21, diciamo, è una giornata, come dicevi tu, in cui si Sì. ricorderanno questi nomi, però voi l'avete svolto queste iniziative programmate in tre appuntamenti. Si parte il 17 e a proposito appunto di cultura e memoria e legalità, lo fate con un incontro, idee, testimonianze, musica, letteratura. Avete coinvolto tanti artisti e Sì, anche tante associazioni. ricordo intanto che il venerdì ci incontreremo al Curabo, quindi ringraziamo anche diciamo, questa struttura che ci mette a disposizione i propri spazi. E ringraziamo tutti gli artisti che in qualche modo ci danno la possibilità di ascoltare della buona musica. Li vorrei nominare tutti: Franco Maiore, Nenzi Bruno Accordino, Mary Conticello, Nello Fino e Chiaro, il duo acustico Salvo e Francesca, Mario Favara, Vito Amato e Alda Cannizzo. Ma assieme a questi artisti avremo praticamente il contributo intanto di Rosalinda Ottone, che è la sorella di una vittima di mafia, un ragazzo che è stato ammazzato all'interno di un bar assieme ad un amico, perché semplicemente è stato scambiato e per questo scambio di persone è stato ucciso dalla mafia. E Rosalinda Ottone ci verrà appunto a raccontare in qualche modo come si vive, come si è vissuto questo momento e si continua in qualche modo a ricordare la figura di suo fratello. Assieme a Rosalinda Ottone ci saranno poi dei contributi da parte di Laura Indringiro di Oichia Donna, un'associazione che opera a Contro Scordia, la violenza. Daniela Di Stefano, la presidente dell'ASES, Mario Gambera, che è invece, come dire, esponente di un'associazione nuova che in qualche modo si sta Nel mondo. muovendo in questi giorni, in Scordia questo pulita. periodo. Scordia Pulita, appunto, fa dei blitz per pulire le varie piazze. Abbiamo voluto, come dire, coinvolgere perché ci sembrava importante. E poi, come dire, il nostro asso, il nostro numero 9 dell'Associazione Libera, Gaetano l'ex Abbasso. comandante dei Carabinieri di È Scordia, Gaetano bella Abbasso. questa cosa che voi avete fatto di coinvolgere tutte le istituzioni, tra l'altro in una sorta anche di passaggio testimone. C'è anche l'ASES che qualche giorno fa ha ricordato Nicola D'Antrassi, quindi voi, come dire, continuate questo momento di ricordo, di memoria e di Il nome lotta. ufficiale di Libera è Nomi, Numeri e Associazioni, quindi in realtà Libera è un'associazione di associazioni. Tra i soci fondatori ci sono i sindacati, c'è l'Azione Cattolica, c'è la GESCI, ci sono diverse, ripeto, associazioni, Lega Ambiente, adesso non mi ricordo più altri quali sono queste associazioni, però ripeto, è un'associazione che fa rete con altre associazioni. Anche noi a Scordia in Da lì qualche modo nasce l'idea. vogliamo creare questa rete perché è bene che tra di noi ci si possa dialogare, si possono fare attività anche assieme. Poi il 20 c'è invece una conferenza lunedì Il 20 al Centro sì. di Creazione, La forza e il racconto contro le mafie e corruzione. Ci sarà la professoressa Priulla e Mario Barresi Sì, della questo Sicilia. incontro, come dire, merita un attimino di una piccola riflessione. Ci è nata l'idea di fare questo incontro subito dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. Subito dopo la cattura, sentendo diversi di noi nei vari articoli e servizi giornalistici, ci siamo accorti che c'era qualche cosa che non funzionava nella comunicazione. Nel senso che noi avremmo, come dire, voluto sapere chi erano i complici, in che modo, che catena in qualche modo di connivenze ci fossero state. E invece notavamo con parecchio fastidio che in qualche modo la comunicazione si soffermava su degli aspetti, come dire, morbosi, Secondari. secondari, l'orologio da 35.000 euro,
il poster di Joker, le pillole di Viagra, cioè voglio dire cose che tutto sommato poco cambiano rispetto alla figura di Matteo Messina Denaro, quello che lui ha rappresentato, la catena di potere che ha rappresentato, la massoneria deviata che c'è all'interno di quella zona. Quindi di tutte queste cose noi volevamo sentire parlare. E quindi ci siamo posti il problema: in che modo si comunica la mafia? In che modo si parla di mafia? Perché se si parla a livello di, ripeto, morbosità della notizia, poi magari la gente si stanca, diventa una sorta di telenovela se si cambia canale. Invece no, c'è bisogno di parlare, di comunicare, di dire esattamente quali sono i Giusto. problemi e non Anche se è queste vero cose. della categoria giornalistica, sì, è vero quella che hai detto, c'è stata una parte, soprattutto nei telegiornali, in cui magari ci si focalizzava su questo punto, Perché? però Non mi... nell'arco di quel periodo ci sono state anche informazioni, ci sono stati programmi di Per carità, ulteriore approfondimento in cui questi aspetti li hanno anche toccati. non Però è vogliamo vero, no, generalizzare, però è vero però che ci sembrava importante ci sono stati fare anche questo momenti in tipo cui di si è forse troppo riflessione. indugiato su Sì, questi sì, sì, aspetti sì, sì. secondari. E poi ci sarà il 21 marzo alle 19, la vera e propria Il giornata, 19 in marzo. cui verranno letti tutti i nomi delle vittime della mafia. Ci sarà tra l'altro anche la presenza di due nostri amici, gli amici di Scordia Info, Alessandra Lussi e Vincenzo Di Silvestro, che dal punto di vista musicale Faranno un intervento, accompagneranno sì. Sì, la serata, e ci sarà appunto la lettura di questi nomi. la lettura dei nomi verrà anche in questo caso fatta, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, da diversi esponenti delle varie associazioni. Stiamo coinvolgendo tutte le associazioni di Scordia, chi vuole chiaramente, li stiamo coinvolgendo in modo tale che la lettura dei 1.065 nomi venga fatta in maniera alternata, quindi non sia soltanto una voce, ma siano tante, tante voci. Per intervallare un pochino la lettura dei nomi, ringraziamo anche in questo caso Alessandra Lussi e Vincenzo Di Silvestro che ci offriranno un momento così di musica, perché anche la musica servirà in qualche modo a riflettere su questi nomi. L'ambientazione è quella del convento, quindi sicuramente un luogo che merita di essere visitato e quindi vi invitiamo. E passando ad altro argomento, sempre che riguarda Libera, in ogni caso, voi da pochi mesi siete a tutti gli effetti presidio di Libera Scordia. Ecco, come sta andando la campagna di addestramento e che riscontro, come sta andando il lavoro sul territorio? Allora, per quando, se ci fermiamo semplicemente alla freddezza dei numeri, mettiamola così, qualche settimana fa c'è stato un incontro a Palermo in cui è stata nominata la segreteria regionale e ci è stato comunicato che praticamente siamo il presidio più numeroso della Sicilia. Contiamo, credo, una quarantina di soci. Infatti abbiamo messo in qualche modo in difficoltà anche il centro regionale perché ci aveva dato una trentina di tessere, non ci sono bastate, abbiamo diverse richieste e qualcuno ancora dovrà aspettare perché appena arriveranno le tessere gliele consegneremo. Diciamo che non è colpa nostra, ecco, mettiamola così, però diciamo che le adesioni ci sono e siamo contenti di questo. Quindi è un ottimo riscontro, Assolutamente, questo quindi si può siamo sorridere. assolutamente soddisfatti di questo, Anche perché figurati. dobbiamo ricordare da anni che ci lavorate alla Sì, costituzione, almeno sono, 3 anni sì, che lavorate. praticamente tutto è nato da quella famosa visita di Don Luigi Ciotti a Scordia e pensavamo in un paio di mesi di completare il percorso di formazione e di creare il presidio. In realtà è arrivato il Covid, quindi ci ha bloccato completamente. Bloccato, diciamo, nella Costituzione, ma non sicuramente nelle Nell'attività. attività, perché le attività le abbiamo fatte ugualmente. E a proposito di attività, diciamo, possiamo chiudere anche cercando di capire quali sono i progetti che intendete realizzare, cosa state realizzando in questo periodo, cosa c'è in cantiere Allora, per il futuro. in pentola diciamo che bollono diverse cose. Intanto noi seguiamo chiaramente le campagne che Libera Nazionale ci propone e quindi la prima, diciamo quella più a breve termine, è Estate Liberi, cioè l'iniziativa dei campi estivi.
Come saprai, c'è un bene confiscato a Caltagirone che possiede dei locali e quindi si sta cercando di avere un'interlocuzione con chi gestisce questo bene e ci è stata proposta, diciamo, di creare le condizioni per un campo estivo anche a Caltagirone. Quindi qualcuno di noi probabilmente sarà coinvolto nella realizzazione di questo campo. Poi altre campagne sono il monitoraggio dei beni confiscati, si chiama Raccontiamo il bene e quindi in questo caso si tratta di raccontare in che modo il bene confiscato viene utilizzato dal comune o dalle associazioni a cui questo bene è stato dato in gestione. Un'altra campagna invece si chiama Rimandati, che riguarda sempre i beni confiscati e che purtroppo invece tende a monitorare in che modo i comuni gestiscono i beni confiscati che sono stati, diciamo, in qualche modo a loro assegnati. Quindi se li hanno dati in gestione, in che modo li hanno dati in gestione, se sono pubblicati, se insomma, stanno facendo delle cose oppure non si è fatto nulla. Purtroppo i dati ci dicono che più del 60% dei beni non vengono utilizzati, non vengono assegnati, questo anche per colpa dei comuni. L'ultima campagna invece a cui stiamo collaborando in maniera, diciamo, un po' più attiva è sul PNRR. Vale a dire, c'è stata una campagna promossa da Libera, dalla comunità del Gruppo Abele e dall'Università di Torino, in cui si è cercato di capire esattamente come sta andando questo PNR, quanti progetti erano stati presentati a livello nazionale. E i dati purtroppo sono in qualche modo sconfortanti, nel senso che andando a monitorare i diversi siti si è visto che praticamente i soldi non combaciavano con i progetti, addirittura ricordo questa frase che mi fu detta a Roma qualche mese fa. In un sito nazionale veniva detto che sono stati presentati circa 130.000 progetti. Questo circa fa impazzire, cioè nel senso, certo, uno Stato che non riesce a sapere esattamente quanti progetti sono stati presentati lascia parecchio a che pensare. E successivamente ci è stato proposto di monitorare i singoli comuni e quindi di vedere esattamente questi progetti, se il comune sta presentando dei progetti, che tipi di progetti sono, gli importi, i progettisti, eccetera. E da questo punto di vista noi abbiamo già sottolineato al nostro comune, al comune di Scordia, che il nostro sito in qualche modo è poco efficiente, mettiamola così, nel senso che alcune pagine non ci sono. Lo abbiamo sottolineato, lo abbiamo fatto nero su bianco con un'email mandata all'amministrazione circa un mese fa, non abbiamo ricevuto risposta. Speriamo che questa sia l'occasione anche per stimolare e dire, avere una risposta, dateci più informazioni, anche perché adesso i fondi del PNRR rientreranno nel vivo e quindi sarà importante, quindi è bene che tutti quanti i cittadini possano essere informati bene, anche su questo. Ti ringraziamo per essere stato presente, molto esaustivo. Ringraziamo Rocco Privitera, ringraziamo Libera. Noi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento con Libera per le iniziative della giornata delle memorie dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, parte venerdì 17 alle 19.30, poi lunedì 20 e martedì 21. Il programma completo, per chi vuole, lo può scaricare anche dal nostro profilo di scordia.info Facebook. E quindi noi ringraziamo Fabio Scionti per la regia, Lorenzo Pugliare, e noi ci risentiamo ai prossimi appuntamenti. Grazie.